Nella prima guerra civile dall'84 all'82 avanti Cristo si confrontano da una parte Gaio Mario, homo novus, proveniente cioè da una famiglia in cui nessuno in precedenza aveva ricoperto cariche pubbliche, console dal 107 al 101, valente generale, esponente dei populares, della fazione progressista, dall'altra Lucio Cornelio Silla, di origine nobile, abilissimo generale, sostenitore del Senato e degli Optimates, la fazione più conservatrice. Ambedue sono valenti generali a cui il Senato affida importanti missioni militari, il cui scopo è pacificare le aree più turbolente dell'impero. Mario sconfigge Giugurta, re della Numidia, rendendo più sicura la provincia d'Africa, e riesce a debellare i Cimbri e i Teutoni, popolazioni germaniche che con le loro incursioni avevano minacciato la sicurezza delle province di Spagna e della Gallia Narbonense, nonché della Gallia Cisalpina. Silla, dal canto suo, riesce nella non facile impresa di sconfiggere Mitridate VI, re del Ponto, che rappresentava una seria minaccia per la stabilità della provincia d'Asia. Ambedue operano nel quadro delle istituzioni repubblicane, ma in maniera che potremmo definire singolare. Mario ricopre la carica di console non per un solo anno, ma ininterrottamente dal 107 al 101 avanti Cristo per sconfiggere i Cimbri e i Teutoni. Silla, dal canto suo, estromessi dalla scena politica Mario e i suoi sostenitori, nell'82 avanti Cristo si fa assegnare la carica di dittatore non per 6 mesi ma a tempo indeterminato, con il compito di riformare lo Stato. In tal modo egli riesce a rendere inattaccabile il potere dell'aristocrazia senatoria, eliminando qualsiasi autorità che potesse minacciarlo, condizionarlo o indebolirlo. A tale scopo, egli amplia il numero dei senatori da 300 a 600 e ridimensiona fortemente il potere dei tribuni della plebe.